never came to the beach, or stood by the ocean. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono in mezzo alla natura, mi stanno pungendo le zanzare, ma tutto per stare in mezzo alla natura. Che io amo le zanzare, io me le sposerei davvero. Anche le mosche, gli insetti, i mega bomboloni che ti pungono e ti fanno uscire delle robe enormi. Cioè proprio... Perché mi è venuta questa idea? Perché? È una cosa che amo, proprio la natura, quindi ci stava, preferiti, natura. Inizierei subito questi preferiti. Come vedete mi sono munita di mega busta con tutti i preferiti, perché ovviamente non essendo in casa mi sono dovuta portare tutto dietro. Mamma mia, mi stanno ammazzando, ragazzi. Mi riempirò di bolle. Inizierei da loro, i prodotti skincare, e infatti come vedete qua ho due prodotti quasi finiti, li ho adorati talmente tanto che ho voluto tenerli giusto un po' per farveli vedere. Ho due prodotti di Sephora, questi qua sono della linea carbone, infatti abbiamo la Cleansing Water, Micellar Cleansing Water, quindi l'acqua micellare struccante. Ha l'effetto oleoso quando si va a struccare la pelle con questo prodotto, però non è oleoso, cioè non so se mi avete capito, proprio un'acqua al carbone, infatti come vedete è nera, strucca da Dio, io la utilizzo con i dischetti di cotone e poi semplicemente, oh mio Dio, mi stanno ammazzando in 10, e poi utilizzo questa per pulirmi ulteriormente il viso, quindi per andarlo a struccare ancora di più e togliere gli eccessi di trucco di make up. Questo qua invece è l'exfoliating cleansing cream, quindi una crema esfoliante, infatti anche questa è grigia con all'interno dei granulini che vanno anche a scrubbare, ma proprio in modo leggero, la pelle, e li sto amando tantissimo. Poi c'è questa che è la cream Moana della Baija Paris, spero di averla pronunciata bene, e ai fiori di tiare, una crema corpo che utilizzo dopo la doccia, e nonostante adesso inizi a fare veramente veramente caldo, io non amo particolarmente le creme d'estate perché non mi piace avere la pelle appiccicosa, cremosa, questa qua mi piace tantissimo perché si assorbe subito e lascia un profumo leggero, quindi non è una di quelle creme troppo profumate, ma lascia veramente la pelle dolcina, cioè buonissima, mi piace tanto, è molto delicata, e anche questa l'ho quasi finita, sono molto triste, e potete trovare anche questa da Sephora. Li ho voluti inserire nella skincare anche se fanno parte appunto dell'igiene orale, però comunque sì, si possono inserire nella skincare. Sono gli Smile Detox di Mercy Handy. Mercy Handy è una marca francese, hanno un sacco di prodotti che potete trovare anche qui da Sephora, e c'è anche un codice sconto per questi prodotti che sono gli Smile Detox. Il codice sconto è appunto Gloria15 ed è uno sconto del 15% sui prodotti acquistati sul sito che vi lascio nell'info box. Io li ho già provati, io ho provato questi al sapore di menta che come vedete sono finiti perché li ho utilizzati per quasi tutti i giorni di trattamento, sono 14 e li ho utilizzati per 13 giorni. Sono delle bustine a forma di cannuccia, quindi vengono chiamate proprio cannucce, con all'interno il prodotto che servirà a sbiancare i vostri denti in modo totalmente naturale, quindi 99% del prodotto al suo interno è naturale. All'interno infatti del prodotto ci sono olio di cocco e carbone attivo, quindi aiuteranno a detossificare la vostra bocca igienizzandola e quindi aiutando anche lo smalto a schiarirsi, e avrete uno splendido sorriso white. Questa qua è il sapore di menta, ma io non amo particolarmente la menta, in realtà questa non è stata per niente invadente come fragranza, mi è piaciuta molto, non vedo l'ora di provare anche queste due che sono alla liquirizia, mi piace tantissimo la liquirizia, e questa qua invece al Berry Cool. È veramente semplicissimo utilizzarli, quindi voi aprite la vostra cannuccia una al giorno, strizzate la cannuccia all'interno della vostra bocca, quindi ci sarà questa pasta quasi oleosa, la andate a scaldare all'interno della vostra bocca come se stesse facendo dei risciacqui, ecco, e la tenete in bocca per 10 minuti, 10-15 minuti, quindi so, intanto fate le vostre cose con la faccia a pesce palla mentre il prodotto agisce all'interno della vostra bocca, per poi andarlo appunto a sputare nel lavandino, sciacquarvi la bocca e avere un sorriso smagliante per poter baciare il vostro ragazzo o non lo so, la vostra ragazza o qualsiasi cosa vorrete baciare. E sa che adesso passerò al Ribes Nero, quindi questo qua è Berry Cool, perché sono proprio curiosa, anche la liquirizia mi ispira. Mi sa che, anzi, li alternerò. Su di me hanno avuto un gran risultato, infatti anche mia madre ha notato che ultimamente ho avuto i denti più bianchi del solito e gli ho spiegato che è merito di questi qui. Come make up invece vi volevo far vedere, non so se l'ho messa anche nei preferiti del mese scorso, ma la sto utilizzando davvero tanto, a parte che ha un profumo buonissimo e poi mi piace tantissimo il colore che mi dà l'incarnato. Questa qua è la Sweet Peach Glow di Too Faced ed è una palettina con all'interno un blush, un bronzer e un illuminante, però tutti leggermente shimmer, quindi non sono opachi, a parte appunto l'illuminante, quindi anche la terra è leggermente shimmer, il blush è leggermente shimmer, e però come vedete sono dei toni caldi, sono
bianca con un sottotono, non ho ancora capito, io dico sempre sottotono alieno. E mi stanno molto bene e la sto adorando. Poi vi menziono anche lui, l'illuminante Becca, che è entrato a far parte dei miei illuminanti preferiti, perché questo è un illuminante simile a quello di NYX, il Duo Chromatic, che io adoro. Questo qua invece si chiama Shimmering Skin Perfector, che è appunto un prismatic amethyst pressato. È scintillantissimo, unicornosissimo, stupendo. Se vi capita andatelo a provare, swatchatelo. So che dovrà uscire da Sephora molto molto presto, quindi non temete, arriverà anche da noi in Italia, perché appunto sono stata alla cena dell'inaugurazione del brand che sta per entrare in Sephora Italia, quindi presto lo potrete acquistare anche voi. Poi non potevo non menzionarvi loro, che sono le due palette di Mulac, le nuove uscite in casa Mulac, che sono la Good Vibes e la Daily Mood. Io sto utilizzando tantissimo la Daily Mood, che è appunto questa con i colori molto caldi. Io cercavo un rosso, una cialda rossa, e Cindy ha pensato bene di crearla in questa palette. Grazie di cuore, perché io la utilizzo tutti i giorni. Che cos'è? Oddio, il terrore che arrivano le vipere. Comunque però devo dire che lei spacca i culetti, è molto molto figa. Mi piace tantissimo la Good Vibes, anche perché ci sono dei colori che adoro, tra cui il viola, il marsala, ci sono un sacco di colori veramente molto molto fighi. La scrivenza è pazzesca, io ve le straconsiglio, e queste sono entrate a far parte dei miei preferiti del mese. Guardate quanto sta bene in questo campo questa scatola con i fiori, cioè avrebbero dovuto fare qua lo shooting per queste due palette. Come prodotti per capelli vi mostro questa spazzola Tech. Ho a casa anche il pettine, molto figo e molto comodo per quando sono sotto la doccia, però ho notato che essendo in legno, essendo fatti a mano in legno, si gonfiano giustamente perché non sono trattati per l'acqua, quindi il pettine che ho a casa tendo a utilizzarlo con i capelli bagnati, tamponati, ecco, non bagnati sotto la doccia. E questa è invece la spazzola che utilizzo da quando l'ho ricevuta, quindi da quando l'ho ricevuta al Cosmo Prof, perché è veramente ottima. Scioglie nodi, mi districa i capelli sia da asciutti che da bagnati, non me li tira, veramente ottima. Ho sempre sottovalutato un po' le spazzole, però questa da quando l'ho provata me ne sono innamorata, a parte il colore che è super figo. Poi è piccolina, compatta, la porto sempre con me e spazzola veramente molto molto bene i miei capelli. Come bevanda abbiamo loro, che l'avevo girato. Questi qua sono i prodotti Natural Mojo, che come vi menziono sempre sono i miei prodotti preferiti di bibite, insomma di prodotti che aiutano il mio metabolismo ad accelerare. E infatti in tanti avete notato anche che ho perso parecchio peso rispetto a come ero l'anno scorso. Non posso dare tutto il merito a loro, però devo dire che mi hanno aiutato tantissimo, perché sono sincera, io li assumo da oramai un anno e i risultati si vedono, e si vedono, cioè proprio si vedono, potete vederli anche voi, quindi non vi sto mentendo. Questo è Happy Coffee, che è una new entry in casa Fair, e so che è anche una new entry in casa Natural Mojo da qualche settimana. Appunto una miscela di caffè con all'interno il cacao, fico, maca, bacche di acai, garcinia cambogia, spero di averli detti giusti. Comunque è tutta una miscela di caffè con all'interno questi superfood, quindi oltre a svegliarvi a bere il caffè, vi svegliate e date il giusto rapporto per il vostro fabbisogno energetico durante la giornata. L'ho bevuto praticamente per tutto il mese e l'ho finito, infatti questo è vuoto oramai, perché cioè, c'è tipo pochissimo, posso farci forse neanche una tazza da caffè americano. Io lo utilizzo nel caffè, appunto nella miscela del mio caffè americano, vi ho fatto vedere su Instagram come l'ho preparato. Se volete saperne di più di lui e di tutti i prodotti Natural Mojo, vi invito a seguirmi nella live su Instagram che farò sul mio Instagram Gloria Fair. Tutte coloro che in continuazione mi chiedono: Gloria, cosa posso comprare per iniziare, cosa fa, funziona, bla bla bla, tutto ciò che c'è da sapere su questo brand, su Natural Mojo, potete farmi qualsiasi tipo di domanda quel giorno, che sarà il 10 giugno, quindi io il 10 giugno farò la live, è un sabato, vi terrò aggiornati sull'orario i giorni prima, quindi state connessi sulle mie stories su Instagram. Questo è il True Beauty, che è un Daily Greens, sarebbe da bere tutti i giorni, potete scegliere se berlo la mattina o la sera, ed è un True Beauty unicorno, quindi per risplendere e brillare, mi sto impappinando come un unicorno. E all'interno questo invece contiene il melograno, cocco, goji, ribes, bambù, uva, zinco e manganese, quindi tutte queste proprietà all'interno di questa polverina rosa buonissima. Non è per niente invadente anche qui il sapore, lo mischiate con l'acqua, circa un bicchiere d'acqua, un cucchiaio di prodotto, lo mischiate all'interno dell'acqua, lo girate e ve lo bevete uno al giorno e avete i vostri super ingredienti nel vostro corpo che faranno solo che bene, quindi io veramente
Sono una fan accanita di Natural Mojo, altrimenti non sarei qui a promuoverlo dopo un anno, quindi credetemi se vi dico che io adoro questo brand e ringrazio tuttora Natural Mojo per l'invio di questi prodotti, perché io li utilizzo e li finisco ogni volta e rimango super contenta. Vi ricordo anche il codice sconto, che è Gloria20, potete utilizzarlo al vostro checkout. Se volete risparmiare qualche soldino, qua c'è il mio codice sconto, ma ci tengo a dire che non ricevo nessun compenso ricavato da questo codice, quindi siete liberissimi di usarlo e non ricevo niente. Fashion, prodotto fashion, vi faccio vedere lei, che è la mia super bag Grafea. Grafea è un brand londinese. Devo aprire una mega parentesi perché adoro questo brand. Andate a dare un'occhiata a questo brand, è super fantastico. Vende tutte queste borse, questi zainetti. Lei, che è la Croc Lavender, la trovate sempre sul sito. E è fatta super bene, è fatta a mano. Ci sono un sacco di taschine, un sacco di inserti per poter mettere i vostri, non lo so, documenti nascosti, ad esempio qua dietro. Io la trovo super utile per quando vado in metro, e qua invece molto comode per i fazzoletti. Insomma, è quello che ho utilizzato più di tutti e che sto tuttora utilizzando, l'alterno all'altra borsa che mi ha mandato Roberta. Infatti trovate il suo link nell'info box, le Robags. Ringrazio tantissimo ancora Roberta per la borsa, perché è stupenda, l'ho usata anche 2 sere fa per 2 serie di fila e mi hanno fatto i complimenti, quindi grazie. Profumo, c'è lui, La Vie Belle, è buonissimo. Io credo di aver trovato veramente il profumo del periodo primavera-estate, perché non mi stufa, non è forte, e lo cercavo da tanto perché l'avevo già annusato tempo fa e me ne ero innamorata. So che hanno fatto un altro tipo di La Vie Belle, mi piace tantissimo e quindi niente, questo è il profumo che sto utilizzando più di tutti. Poi guardate quanto è grande, quanto è elegante. Canzoni, avrete già capito che per me la canzone del mese è Malibu di Miley Cyrus, e anche The Night We Met, mi pare si chiama così, sì, quella che è stata utilizzata nella serie 13. E mi piacciono un po', diciamo, tutte le canzoni che hanno utilizzato anche nella serie TV 13. Trovate anche le stesse canzoni sul mio Spotify, che si chiama Fair Faves. L'ho reso pubblico, non so come mai, era privato, adesso è pubblico, potete seguirmi anche sulla mia playlist di Spotify, Fair Faves, e lì aggiorno appunto la playlist con le mie preferite del periodo. Film e serie TV, ovviamente 13, perché l'ho guardato dopo un sacco di vostre richieste su Instagram, YouTube, insomma un po' ovunque. Finalmente sono riuscita a guardarmi 13, l'ho guardato in 2 giorni e l'ho adorato, ragazzi. A me è piaciuto tanto, anche perché mi sono ritrovata parecchio in alcune cose, e anche se alcune cose forse per alcuni sono state troppo stereotipate, io invece l'ho trovato abbastanza d'effetto per chi lo guarda, ecco, e che possono essere, che può andare da una fascia di età più piccolini a quelli che hanno anche già 30 anni, insomma io l'ho trovato veramente molto molto bello. Andrea non l'ha voluto vedere, io gli ho raccontato insomma un po' la storia e devo dire che l'ha apprezzato. Ha apprezzato il mio sunto e sono molto contenta di questo, vuol dire che mi spiego abbastanza bene, perché è veramente incasinato e non vedo l'ora del seguito, mio Dio. Film, io ripropongo Bad Moms, ve lo dovete guardare perché siamo io e Antonio, cioè veramente guardatevi Bad Moms. Basta, andiamo! I don't care! È bello essere in mezzo al bosco e far casino, non c'è nessuno! Direi che questi preferiti del mese finiscono qui, io spero vi siano piaciuti e fatemi sapere se vi piacciono i miei preferiti, se avete, anzi quali sono i vostri preferiti, così magari ci scambiamo come sempre un po' di idee, e commentate sotto questo video con l'ultimo emoji che avete utilizzato, così per farmi i fatti vostri. Grazie mille per avermi guardato, davvero vi mando un grossissimo bacio e adesso mi vado a mettere il dopo puntura di zanzare perché sto morendo. Vi amo, ciao!